Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo a cercare una creatura sempre nel stile di Sarenhead, però un pochino meno conosciuta. Però forse se vi interessano queste cose avete già sentito parlare. Sto parlando della fede errante. Almeno penso di averla tradotta correttamente. Il suo nome originale è infatti The Wandering Fate, non so come si pronunci. Ed è una creatura, adesso vi lascerò anche qualche immagine, molto molto grande, per questo anche un pochino mi ricorda Sarenhead. E allo stesso tempo è molto spaventosa. Viene anche chiamata Giorno 17, che dovrebbe essere una sorta di film, non ho visto purtroppo. Però viene chiamata così erroneamente, almeno da quello che ho trovato su internet. E fa comunque parte dei giganti, una sorta di gruppo di giganti appunto che vagano per la Terra. Però sicuramente se farete qualche ricerca troverete qualche informazione in più. Noi ora proveremo invece a creare un mondo su Minecraft ispirato a questa creatura, sperando di trovare qualcosa. Quindi direi di passare subito in gioco e poi magari qualche dettaglio ve lo aggiungo poi. E ok, stiamo già per entrare nel mondo. E ok, eccoci qui. Come potete vedere per questo video, che potrebbe essere anche una piccola serie, fa comunque parte della grande serie di creature misteriose, ho deciso di utilizzare le shader per dare un po' di atmosfera. Fatemi sapere se vi piace. Se vi piace ovviamente potrei utilizzarle per qualche altra volta. Però sì, siamo appena entrati nel mondo e ci troviamo praticamente in una pianura. C'è una taiga qui vicino, l'oceano abbastanza ampio sembrerebbe, e di là invece ancora taiga e foresta, va bene, dai. Quindi sì, all'apparenza mondo abbastanza tranquillo. Facciamo una cosa, prendiamoci tutto quello che c'è nella chest bonus e direi di andare. Sto guardando la mia ombra e c'è una figura un po' strana. Ma che cosa ho in testa? Oh mio Dio, ok, questo non l'avevo visto. Sì, perché siamo ancora sotto periodo festivo, mi sa che è una cosa della Optifine, credo. Ma vabbè, dai, prendiamoci le cose che ci sono qui nella chest e direi adesso di procedere, dare un'occhiata in giro. Allora, questa creatura, comunque, da quello che ho visto, è stata avvistata in una piccola città, come se fosse un piccolo villaggio di Minecraft. Sembrava esserci comunque una pianura e delle montagne, comunque nella foto che ho visto, che ho fatto vedere anche a voi. Non sembravano essersi grosse foreste, quindi forse il luogo che dovremmo controllare è più magari un villaggio nella pianura, però vicino a qualche collina o qualche montagna. A proposito, là c'è anche qualcosa però. Non so se è normale, non credo. Guardate là in lontananza, c'è una piccola base nella montagna. Senti, facciamo una cosa, andiamo subito là a controllare, perché effettivamente questo mondo nasconde già qualcosina e questo mi rende felice perché significa che effettivamente qualcosa di strano c'è, perché io non ho costruito una base là, voi nemmeno, il mondo è stato appena creato, vediamo che cavolo c'è là. Spero che sì, sicuramente ci sarà qualche personaggio là dentro, spero che comunque non si tratti di qualcuno non molto amichevole, ma qualcuno di amichevole magari. Sì, infatti in questi mondi troviamo spesso esploratori, cose di questo tipo, spererei di trovare qualcosa del genere proprio qui. Beh, siamo arrivati, quindi mi sa che ora lo potremo anche scoprire, che dite? Sembrerebbe essersi una caverna, abbastanza buia devo dire. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Vi ricordo comunque questa serie di video, vi ricordo il like, lasciate ora e facciamoci coraggio ed entriamo. Anche se non vedo nessuno, ci sono delle tende qua. C'è molto buio e ci sono delle tende. Ok, adesso la nostra vista si sta adattando più o meno al buio, infatti qua è tutto luminoso. Diamo un'occhiata perché comunque di qua si prosegue, sembrerebbe. Vediamo. Ok, sì, sembrerebbe essere una base comunque. E c'è anche qualcuno qua. Chi sei tu? Nessuno? Non lo so, non so cosa dire, diciamo che non so che cavolo devo rispondere. Tu non sembri come uno di loro. Loro chi? Cosa chi? Chiediamo perché non sto capendo. Stiamo attenti che comunque è armato, però vabbè, siamo all'inizio del mondo, anche se ci ammazza, pazienza. Non perderemo molto. Vediamo cosa ci dice. Ok, come pensavo. Sì, abbiamo fatto finta di essere un po' sprovveduti, a quanto pare non ci ha ammazzati. Ci sono delle persone che stanno facendo la guardia al villaggio vicino. Loro sono armati e non so cosa vogliono. I miei amici sono andati fuori nella foresta e non sono più tornati. Per favore, aiutami. Ok, io ti posso ovviamente aiutare. Ti posso offrire questo riparo se mi aiuti. Ah sì, dai, abbiamo già detto che possiamo aiutarlo, quindi confermiamo che possiamo aiutarlo. Perché aiutandolo magari scopriremo anche qualcosa in più.
non sarebbe male. Ottimo, vai avanti e prendi una veste. Ma fai attenzione, strani rumori possono essere sentiti di notte. Se ti serve qualcosa, prendilo. Ok, grazie. Possiamo prenderci una veste, credo, sì. Una veste mimetica, sembra. Non male. Vabbè, prendiamo e equipaggiamola subito, che è comunque meglio di niente. Hai detto che comunque possiamo prendere quello che ci serve. Diamo un'occhiata se c'è qualcosa. Magari sì, non rubiamo tutto, però magari ecco un sacchetto per metterci le cose. Direi che può andare. Un po' di cibo non sarebbe affatto male. Non esageriamo, che sennò questo qua magari anche si arrabbia. E far arrabbiare una persona armata non è di certo la cosa più saggia da fare. Detto questo, direi che possiamo dare un'occhiata al villaggio vicino, perché comunque c'è un villaggio vicino a questa montagna e anche la pianura. Ambiente tipico di questa creatura, a quanto pare, eh? Ok, facciamo una cosa, troviamo questo villaggio che deve essere sicuramente qui da qualche parte. Qui non c'è, proverei a guardare dall'altra parte della montagna a questo punto. Ah, e comunque stiamo attenti perché ci sono anche delle altre persone non buone, a quanto pare. Forse sì, dovremmo stare effettivamente molto attenti. Dai, attraversiamo la montagna, vediamo se c'è qualcosa. Qui c'è anche la foresta, comunque forse questa è la foresta di cui parlava quel tizio. E c'è anche un villaggio qua. Eh sì, c'è anche un villaggio. E non solo. Ok. Ci sono delle persone qui. Ci sono proprio delle persone, ci sono quattro persone. Una vestita totalmente di nero anche. Ok, ok, forse dovremmo stare attenti anche perché sembra essersi addirittura armati. Vabbè, facciamo una cosa, stiamo attenti, non facciamoci vedere. Ora abbiamo anche questa veste un pochino mimetica, tranne il cappellino rosso, però va bene. Ok, sono anche qui però. Là è successo qualcosa di brutto, ma c'è un'altra guardia anche lì. Sembrerebbe però essere sola quella. Però è armata, cavolo. Sì, sta facendo qualcosa con quell'attrezzo strano. Noi abbiamo un'ascia. Magari lì impegnata. Possiamo approfittarne, no? Che dite? Comunque sì, mi sa che qualcuno qua ha fatto anche una brutta fine. Non abbiamo molta scelta, facciamo così. Sembrerebbe essere sola, quindi approfittiamone. Perfetto. Ha perso comunque un coltello e anche dell'armatura. Non male. Sì, armatura tattica, direi che è anche bella danneggiata. Quindi questo qua ha anche combattuto, infatti sì, è morto subito. Direi che comunque lasciamo stare al momento. Teniamoci solamente questo coltello che potrebbe servirci, molto grande. Adesso però diamo un'occhiata qui. Questo attrezzo non so cosa sia. Qui invece c'è una chest con un fucile. Questo ce lo prendiamo subito. Anche questi proiettili. Sì, questo era una sorta di piccolo avamposto, qualcosa del genere. O forse qua c'era anche un amico di quell'altro tizio là, eh. C'è strappola, questa non dobbiamo di certo aprirla. Però non male, diciamo che abbiamo anche la nuova arma. Ottima, direi. Vediamo di ricaricarla subito, perché questo fucile è anche silenziato, sembrerebbe. Quindi potrebbe anche servirci per fare qualcosa. Qui immagino che questa sia una trappola, comunque. Infatti, guarda qua. Sentite, facciamo fuori gli altri. Possiamo farcela tranquillamente con quest'arma. Andiamo tipo sopra un albero, nascosti, e attacchiamo loro. Così almeno liberiamo anche il villaggio. Sono in quattro. Se li attacchiamo silenziosamente, dovremmo farcela. Quindi cerchiamo di avvicinarci un pochino senza farci notare e direi che possiamo farli fuori. Stiamo attenti che quello sta guardando proprio verso di qua, eh. Nascondiamoci qua dietro. Spero che non ci abbia visti, no, si sta girando ora. Ok, facciamo fuori prima quello che è più isolato. Gli altri stanno guardando da quell'altra parte. Più o meno. Circa. Che dite? Secondo me questo è il momento giusto. Quindi iniziamo. Ok, uno fatto fuori. Facciamo fuori anche quello finché non se ne accorgono gli altri. Perfetto. Mancano quelli due passi qua sotto però. Ci sono dei passi qua. Qua sotto. Che cavolo è stato? Siamo stati accecati. Siamo stati accecati da qualcuno.
Se n'è andato per ora. E anche gli altri se ne sono andati, cavolo, ok. Sì, siamo stati accecati da qualcuno, non so chi. Però se n'è anche andato. Continuiamo attimo nella foresta. Ormai se n'è andato, però. È comunque alleato di quegli altri tizi, perché gli altri intanto sono scappati, se ne sono sicuramente accorti di quello che stava accadendo qui. Ok. Non male, siamo ancora vivi, però poteva anche andare meglio. Senti, facciamo una cosa adesso, controlliamo un attimo il villaggio, perché sicuramente qui c'è qualcosa. Queste persone qui stanno sicuramente facendo qualcosa, stiamo attenti che non siamo nemmeno sicuri che se ne siano andati, eh. Questo lo prendo, però. Però c'è anche questi coltelli che, vabbè, non so che utilità possono avere, però va bene così. Nuova arma, però non abbiamo proiettili per quest'arma, purtroppo, quindi niente da fare. Teniamoci questo e questo per il momento. Comunque sì, nel villaggio sembrerebbe essere tutto molto tranquillo, non vedo persone, cose qui. Forse anche loro erano da poco arrivati qui, magari anche loro stanno cercando qualcosa. Potrebbe anche essere, però di certo non sono molto amichevoli, eh. E non sembrerebbe mancare molto la notte comunque, perché il sole è dietro quelle montagne, quindi non manca molto la notte. Facciamo attenzione perché ho qualche brutto presentimento, dato che comunque di notte qui potrebbe accadere qualcosa. Si sentono degli strani rumori e sapendo che siamo nel mondo di quell'essere strano, forse si converrebbe stare molto attenti, che dite? Ah cavolo, è già notte ora? Si vedono le stelle. Pensavo non fosse ancora tramontato il sole, però stiamo attenti allora. Rigeneriamo e mettiamoci in un punto... tipo la torre, direi che la torre è l'ideale. A quanto pare notte. Sì, già. Questa scena non la conosco molto bene. Però se ci sono le stelle, in genere significa che siamo proprio al tramonto. Stiamo attenti, comunque pianura, villaggio, montagne vicine. Rumori strani di notte. Stiamo attenti, perché forse... Che cavolo è stato? Che cavolo è stato? Ci sono dei rumori strani qui. Sembrano provenire dalla foresta. O da quella parte comunque. Forse è meglio stiamo molto attenti perché... Che cavolo è stato? Ok, ora è notte. Ora è proprio notte, oh mio Dio, non si vede niente. Oh mio Dio. E c'erano dei rumori chiaramente che provenivano da quella direzione. Tra l'altro il nostro punto di spawn è proprio di... Oh, che cavolo! Oh mio Dio, cos'è quello? No, no, via, 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 avete visto? C'è un essere gigantesco! Oh mio Dio, guardate! C'è un essere gigante là! Quanto cavolo... Allontaniamoci subito. Allontaniamoci subito. Guardate che roba. Oh mio Dio, è altissimo. Quelli sono gli alberi. Oh cavolo. Potrebbe avvicinarsi al villaggio, eh. Potrebbe anche avvicinarsi al villaggio. Mi sa che questo deve essere. Allontaniamoci. Cavolo, si è avvicinato? Ci si è proprio sopra il villaggio ora. Proprio sopra il villaggio. Guardate quanto è grande. Restiamo qui nascosti. Non so se è cattivo. Non so se si vuole fare del male a noi, però... Di certo non sembrerebbe essere molto amichevole, eh. Se n'è andato? Se n'è andato? Sì, sembrerebbe essere andato. Oh mio Dio. Sì, è sparito. Ok. Direi che restare nel villaggio non è comunque la cosa più saggia da fare. Ok, andiamo. Siamo preso la tenda velocemente. Andiamocene ora. Direi che possiamo magari trovare un piccolo nascondiglio qui da qualche parte. Tanto in teoria nella pianura potremo vedere se qualcosa di grosso si avvicina senza il minimo problema. E qua c'è una piccola collina, direi di fermarci qui quasi quasi.
Sì, direi che qui è l'ideale, abbiamo un'ottima visuale. E direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se vi può interessare comunque approfondire questa cosa e se avete mai trovato qualcosa del genere. Detto questo, ci vediamo questa sera in live e domani in un altro video o comunque domani in un'altra live. Detto questo, alla prossima. Ciao.